Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e oggi siamo di nuovo qua nell'episodio 38, se non sbaglio. Io ho sempre dei problemi a chiamare gli e... Tralasciando la dislessia iniziale, direi di cominciare questo episodio in cui faremo una stanza delle fornaci automatiche, ok? Praticamente noi mettiamo solo in un posto gli item e il carbone, succede tutto automaticamente senza che dobbiamo fare tantissime cose. Allora, ho modificato questa parte, ok? Ho fatto già un po' il pavimento, ho cambiato anche l'incentro perché volevo cambiare un po' la texture dentro questa saletta. Ho messo le luci, ho fatto ancora qualche dettaglio, tipo ho messo questi log qua. E qui invece ho messo una crafting table perché serve sempre una crafting table in questa stanza. Qui ho già cominciato a riempire tutto, come vedete in qualsiasi chest c'è qualcosa. Qui tipo metteremo la terracotta, qui tutti i materiali. Sono andato a mettere un po' a posto tutte le cose e preparando gli materiali per questo episodio ho praticamente finito il ferro e l'oro, quindi farm di ferro molto probabilmente si farà nei prossimi episodi. Ditemi anche qualche consiglio sulla farm di ferro, perché ho letto da un po' di parti che bisogna metterla in un chunk specifico, tipo quello iniziale di spawn, solo che il mio chunk di spawn sarebbe sull'isola iniziale, quindi non so, chi ne sa qualcosa mi spieghi un po' qualcosa, perché non ne sono molto sicuro su questo. Poi qua ovviamente c'è qualsiasi cosa, qui c'è tutto il cibo, qui i blocchi. E poi ho fatto ancora questa zona, questa prima discesa che ci porterà praticamente dentro la montagna. E mi piace veramente molto come è venuta. Poi qua ho cominciato a scavare e purtroppo ho notato che era troppo piccolo, infatti qua siamo già fuori dalla montagna e anche là. E quindi ho deciso di fare la stanza delle fornaci esattamente qua. Ok, qui abbiamo tutto lo spazio che ci serve e oggi vi faccio vedere un po' come faccio a costruire la stanza delle fornaci, che secondo me verrà abbastanza carina e lo spero sinceramente. Qui ci sono tutti i materiali che ci serviranno per la costruzione di oggi. Purtroppo poi mettendo tutte le cose, diciamo, del ferro, degli hopper, quelle cose lì, ho finito tutti i materiali. Praticamente mi è rimasto un lingotto, se non sbaglio, sì, un lingotto di ferro. E con questo lingotto di ferro sinceramente non so cosa farci, però noi dovremmo poi aggiustarci in qualche modo. Avevo una crafting table da qualche parte, vero? Ok, perfetto. Ah, avevo anche due fornaci qua, peccato. Ne ho fatte molte, ma va bene. Ok, portiamoci giù un po' di materiali e cominciamo a costruire questa stanza delle fornaci. Purtroppo questa shaders è abbastanza scura e devo mettere un sacco di torce per vederci qualcosa. Comunque, cominciamo a prendere le nostre prime 4 chest. Le nostre prime 4 chest che dovremmo mettere tipo 3, 4, le mettiamo in questa zona qui. Esattamente. Non qui, ma un blocco indietro. Devo solo regolarmi un attimino con le dimensioni della stanza, perché sennò non capisco assolutamente niente. Allora, dobbiamo farlo in modo 3, 4. Ok, dovrebbe essere giusto lì. Poi 1, 2, 3, 4, 5. Tac e tac. Vediamo un po'. Sì, dovrebbe essere giusto. Possiamo prendere già i nostri primi hopper, le nostre prime fornaci e altro. Non ci serve nulla, perché infatti con gli hopper e le fornaci adesso creiamo un piccolo sistema, ovvero due hopper qua. Vi faccio un po' di tutorial, tipo se vi può servire a qualcosa, così almeno vedete un po' come può essere costruita una cosa del genere. E si fa anche abbastanza veloce, cioè ho visto un video su YouTube in cui faceva un po' questo layout e devo dire che è abbastanza veloce da costruire. Ci serviranno i minecart, come avete visto anche nella preview, perché infatti con i minecart faremo passare tutti gli item nelle diverse fornaci e quindi sarà abbastanza figo. Non l'ho mai usato i minecart per fare queste cose, quindi devo dire che è una cosa abbastanza nuova per me. Ok, togliamo un po' di terra qua sopra, purtroppo non ci ho pensato prima di farlo. Però intanto facciamo veloce, bisogna solo pulire un attimino sta zona sopra le fornaci, perché è qui che i minecart passeranno. E siamo a posto. Comunque, ho visto che lo scorso episodio anche vi è piaciuto e sono sempre molto felice quando vi piacciono... Quando vi piacciono gli episodi. Devo andarmi a trovare quell'hopper lì che sinceramente non so dove possa essere andato. Penso in una fornace, ma spero di no. Allora, vediamo un attimo...
Dove cazzarola è andato sto coso? Oddio, l'abbiamo perso. Attenzione. Dove è andato? In quelli dietro, ovviamente. Tipo qui. Ok, abbiamo il nostro hopper. Stessa cosa, dobbiamo farla dall'altra parte. Proprio specifica a questa parte. Poi mi piace un sacco i colori che fa questo vetro sopra, perché illumina tutto e mi piace un botto, veramente. Aggiunge un sacco, secondo me. Ditemi anche voi cosa pensate di quella finestra lì, però a me piace veramente un sacco. Ok, abbiamo fatto il nostro sistema di fornaci. Adesso dobbiamo un po' lavorare già un pochetto sul layout del, diciamo, dei bordi qua attorno alle nostre costruzioni. E direi di usare sempre più o meno gli stessi materiali, perché non voglio allontanarmi dal mio stile di costruzione che sto usando in questa casa. Quindi armiamoci di crafting table, facciamoci un po' di scale e le mettiamo qua. Stessa cosa con i nostri carissimi stone brick. Perfetto. Cominciamo a fare un po' una cosa di questo tipo, giusto perché non voglio vedere assolutamente gli hopper dietro questa cosa. Ok, facciamo in questo modo, così mi piace già abbastanza. Facciamo anche i muretti qua, così almeno siamo a posto. Cibo possiamo metterlo anche un attimino fuori dal nostro inventario principale. Facciamo in questo modo. Ok, così almeno lì abbiamo coperto. Sì, ci sta. E qui invece facciamo di nuovo una cosa di questo tipo. Ok, sì, ci può stare. Stessa cosa da questa parte. Quindi è veramente molto semplice e bisogna farlo speculare. E questo è anche molto facile farlo, perché basta copiarlo dall'altra parte e avete fatto praticamente tutto. Quindi è veramente una figata sto layout. Di nuovo dobbiamo fare qui i bordi. Facciamo questa volta la stone normale, non la metto di qua, ma metto solo questo. Ok, e altri stone brick. Ok, perfetto. E ci siamo. Ci siamo. Adesso dobbiamo usare del legno. Purtroppo il legno di oak lo sto finendo, questo legno qua, perché usandolo praticamente in tutte le costruzioni e in tutti gli angoli mi sta veramente finendo, e sta cosa mi sta facendo abbastanza incazzare. Però mi ero scordato di prendere i sapling degli spruce, ovvero dei pini. Sono andato a riprenderli perché veramente mi serve quel legno. Può sempre servire per creare un po' di contrasto, come ho fatto ovviamente anche nella scalinata di prima. Ve lo faccio anche vedere adesso se non l'avevate notato. Mentre finiamo di mettere questi blocchetti qua, ho usato appunto questi blocchi di spruce, perché almeno creano anche un po' più di profondità con il colore che danno, e mi piace abbastanza. Ok, sta per tramontare il sole. Adesso quello che dobbiamo fare, dopo aver fatto appunto queste due parti di costruzione, dobbiamo fare tipo una X qua. Una X che ci servirà, diciamo, da punto di comando in cui piazzare una leva e comandare praticamente il movimento dei minecart su tutte le posizioni della costruzione. Li manderemo da tutte le parti praticamente. Ora possiamo anche cominciare a mettere le power rail, che mi sono costato un bordello, e anche le rail normali sui nostri carissimi hopper in giro per la cosa. Perfetto, allora facciamo in questo modo. Qui dobbiamo piazzare dei blocchetti. Ok, e stessa cosa dobbiamo farlo in questo punto. Allora, torcia ce la mettiamo un attimo alla mano qua, ce la piazziamo lì, così almeno vediamo qualcosa. Un'altra qua va magari, giusto per far un pochetto più di luce, così da vedere meglio. Ok, questo deve andare in questo punto. Facciamolo anche solo così, almeno siamo a posto. Poi dobbiamo fare una discesa per questa zona qua. Ok, però dobbiamo farlo partire da più indietro, perché sennò non arriva giusto. Quindi facciamolo in questo modo. E ci siamo. Ora, powered rail alla mano. Praticamente dobbiamo fare tutta la parte con i powered rail, e ovviamente le curve con i rail normali, perché per chi non lo sapesse, i rail normali permettono di girare mentre i powered rail non possono. Una cosa molto molto importante da considerare per fare questa costruzione è
di fare questa costruzione verso da, diciamo, da est a ovest. Ora forse voi non lo vedete perché c'è la webcam davanti, però bisogna farla da est a ovest, perché se non l'avessimo fatta in questo modo, collegando gli hopper non si poteva. Ok, vedete, avessimo messo gli hopper in questo modo, si sarebbero collegati tutti, diciamo così. Vedete gli hopper lì sopra e gli hopper lì sotto. Hopper qua sopra, hopper qua sotto. Io avessi fatto una stradina così, si sarebbero collegati tutti in questo modo e non sarebbe funzionato assolutamente niente. Quindi dovete farla da est a ovest, perché i rail qua si collegano da nord a sud o est o ovest, non lo so, non ho ancora capito sta cosa. Comunque voi fatela verso est e ovest, così almeno siete a posto e non avete nessun problema. Avevo fatto un piccolissimo sbaglio mettendo queste powered rail qua, infatti vanno le rail normali, così almeno abbiamo anche più rail da usare per questa zona. Infatti non mi bastavano, infatti ero un pochetto spaventato. E me ne rimangono due, ma ho preso le altre lassù nelle chest che mi rimanevano. E ora siamo abbastanza a posto. Dobbiamo prendere ancora le leve. Le leve che ci serviranno per alimentare il tutto. E prendiamo anche questo. Intanto dobbiamo farlo per benino. Ok, ci siamo. Allora, cominciamo ad alimentare. Vediamo, vediamo, vediamo. Dobbiamo alimentare questo e lassù, così alimentiamo le powered rail là sopra. Poi, no. Qui dobbiamo alimentarlo e anche qua dobbiamo alimentarlo. Poi, qui alimentiamo e stessa cosa, qui alimentiamo. E la stessa cosa dobbiamo farla laggiù in fondo, come abbiamo fatto per le altre powered rail dall'altra parte. E qui ne manca uno. Ok, ci siamo. Perfetto, perfetto, perfetto. Dovremmo esserci proprio giusti. Ok, dobbiamo fare in questo modo. Tac, 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 tac. Ma basta. Ok, ci siamo. L'abbiamo collegata per benino e tac. Accendiamo. Ok, dovremmo aver messo tutte le leve al loro posto, anche perché non ho più leve, quindi dovrei aver fatto i conti giusti. Vedete, alimentando questo coso qua, ovviamente non succede niente perché dobbiamo ancora fare il percorso di redstone dietro, che è semplicissimo, basta 9 pezzi di redstone. E dobbiamo fare anche un repeater ora che ci penso. Amo il fatto che adesso posso anche selezionare la ricetta e tac, farlo subito perché è veramente comodissimo. Ok, possiamo già andare a mettere queste prime cose di redstone qua dietro. Infatti dobbiamo fare una cosa di questo tipo, poi con delle slab fare così e fare così. Ed è finito praticamente. Qui dobbiamo mettere la nostra carissima... non questo, ma... Togliamo le torce di qua perché veramente non le sopporto più. Ok, non ci stiamo. Ottimo, grazie a Dio che ci vuoi sempre molto bene. Mettiamo questa cosa qua, poi le altre cose di redstone. Perfetto. Tac tac, ce ne mancano ancora due o tre perché abbiamo usato appunto la redstone per fare il repeater. E comunque serve praticamente 9 di redstone più cazzo, il repeater ce l'avevo già, mannaggia. Porca miseria, quanto odio sprecare le cose, veramente pazzesco, odio già tutto io. Ok, adesso dobbiamo solo più far così e mettere ancora questo qua. Ora, vi faccio vedere che attivando la leva, le powered rail qui attorno si attivano tutte, come vedete. Perfetto. Adesso facciamo in questo modo, dobbiamo prenderci altre chest. O forse ce le ho già, o forse devo ancora farle, non mi ricordo, devo farle, perfetto. Dobbiamo fare quattro chest che ci serviranno appunto per mettere le cose nei minecart. Ok. E li andiamo a posizionare appunto in queste zone qua. Molto, molto, molto semplice. E anche molto veloce, come avete visto, perché ci abbiamo veramente messo pochissimo. Se noi le attiviamo, queste powered rail andranno, ok? E torneranno. Se non lo blocchiamo, loro torneranno e andranno sempre avanti per portare le cose. Ora proviamo a fare un piccolo test. Allora, coal andrà qua sotto. Se riesco ad aprire questa cesta, ok.
Coal andrà qua sotto, coal andrà qua sotto. E qui sopra ci mettiamo, ad esempio, non lo so, stone e avevo del ferro, mi sembra, l'avevo messo qua, che dovevo ancora cuocerlo, così almeno testiamo il tutto. E vediamo, tac. Ora lasciamo andare un pochetto lì, come vedete si accende tutto, quindi sta tutto funzionando, tranne questa, perché non funziona. Ah già, c'è la power drill che avevo lasciato prima, ecco perché non andava ed ecco perché ne avevo solo più una e le cose non mi quadravano molto bene. Blocchiamo il tutto così almeno le nostre cose si bloccano e come vedete si sta cuocendo veramente in modo molto molto veloce e molto efficiente soprattutto, ed è fantastica sta cosa. Ora aspettate un attimo che metto a posto, diciamo, il layout di sta cosa, un po' tutta l'estetica, e ci rivediamo fra poco. Ora userò fino al mio ultimo lingotto di ferro per fare questa stanza qua. Ho creato, come vedete, altri 5, sì 5 perché ne avevo 3, altri 5 secchi. E ora mi faccio un piccone, perché questo lo sto finendo e questo al silk touch, non lo voglio usare più di tanto. Mettiamo solo un po' a posto i materiali che abbiamo addosso, perché non voglio portarmi in miniera tutte ste cose. Perché infatti andremo a cercare della lava. Ho fatto un buco per creare appunto questo pavimento di lava e secondo me verrà abbastanza bene, spero. Spero che appunto venga bene il nostro effetto che vogliamo dare a questa cosa. Anche perché sennò mi sparo dopo tutta la lava che ora andrò a prendere, ecco. Quindi adesso possiamo metterci un po' l'animo in pace. Andiamo a prenderci queste cose che ci servono. E spero di trovare un lago di lava abbastanza grosso da portare qui tutta la lava che ci serve. Ok, ok, ok. Mentre andavo a cercare della lava, ho trovato questa fantastica cosa che probabilmente esploreremo in un prossimo episodio, perché ora devo fare altro. Mi dispiace, carissimi scheletri. Oh merda. Oh merda. Allora, devo prendermi un blocco solido decente da mettere davanti a me, perché sennò non va assolutamente bene. Mi dispiace non guardarla ora, però devo assolutamente prenderla là, perché voglio finire la stanza delle fornaci. E niente, appena troverò un lago di lava, porterò la lava su in casa. Ok, ci siamo. Allora, vediamo un attimino come potremo mettere le cose. Ah, ok, mettiamoci bene l'inventario perché non voglio far casini e morire soprattutto. Quindi mettiamo tutto quello che abbiamo. Ho trovato un fiume enorme di lava, quindi la prossima lava che dovrò prendere andrò a prenderla, penso. Ok, saliamo, vediamo un attimo come si svolge la situation. Ok, va fino lì solo. Quindi vorrei dare comunque un pochetto di movimento sotto il vetro, perché infatti metteremo il vetro qua sotto. Quindi fare... abbiamo messo la lava lì. Oh, oi. Abbiamo messo la lava lì, quindi uno, tac, uno, tac. Quindi direi di metterla qui. Saliamo, corri, sali. Ok. No, abbiamo sbagliato. Perché? Ok. Abbiamo finito. Finalmente sono andato a prendere tutta la lava. Ho voluto tenere comunque questo aspetto di movimento. Quindi volendo potevo mettere proprio tutta la lava dappertutto, però... a parte che non avevo più voglia di andare giù in quel fiume di merda di lava che ho trovato laggiù in fondo a una... non so se riesco a farvelo vedere di qua. Però è esattamente lì. Voilà, credo. Dovrebbe essere tipo dopo quella costa, c'è proprio un buco assurdo e si va giù. E sono andato a prendere la lava lì. Solo che voglio tenerlo così, ok? Cioè ora aspetto anche i vostri consigli. Ditemi voi se lo volete più statico o così, va bene. Però volevo comunque tenere questo pavimento qua perché mi piaceva con le fornaci. Volevo proprio metterlo assolutamente con questo, in questo ambiente. E secondo me ci sta molto molto bene. Laggiù ho completato ancora meglio questi piccoli dettagli. Ho messo il legno sopra e ho fatto una piccola cabina in cobblestone, così... oh, ma lì si vede lo stesso. Ok, dovrò ancora chiudere per bene. E comunque questo, diciamo, è il funzionamento, ok? Si vedrà comunque un po' la redstone, però è normale, non posso farci nulla, però posso mettere ancora del legno lassù in cima. E direi che comunque questa stanza è completa.
durante l'off camera io metterò anche a posto questo piccolo corridoio e andrà tutto per il meglio. Comunque posso dire che questo episodio può finire anche qua perché abbiamo fatto la stanza delle fornaci che comunque mi ha preso molto molto tempo. Mi devo grattare il naso. Spero che appunto vi sia piaciuto questo episodio qua, l'episodio 38. Vi aspetto nell'episodio poi 39. Quindi per sapere quando esce, mi raccomando, abilitate le notifiche se ci sono ancora con questo YouTube nuovo. Ha cambiato il layout, io non mi trovo più, mi fa schifo. E seguitemi su Telegram e basta. Ciao a tutti.